Un caloroso benvenuto al mondo della box per tutti gli amanti del pugilato. Oggi vi presenteremo un pugile che ha fatto la storia nel nostro mondo. Parliamo proprio di lui, del meraviglioso Marvin Hagler. Andiamo a vedere la sua biografia. Marvin Hagler è nato a Newark nel 1954, dove cresce ed è allevato dalla sola madre. A seguito delle sommosse accadute a Newark nell'estate del 1967, la famiglia di Hagler si trasferisce a Boston, a Massachusetts, città natale dell'altrettanto celebre peso massimo Rocky Marciano. Qui nel 1969 il giovane Marvin conosce l'arte del pugilato presso la palestra dei fratelli Petronelli. Nel 1973 Hagler diviene il campione nazionale per la categoria 165 libbre con la vittoria su Terry Dobbs di Atlanta. In quell'occasione Hagler viene nominato il miglior pugile del torneo, vincendo 4 incontri, 2 dei quali per KO. La sua carriera professionistica inizia proprio nel 1973, passa al professionismo e combattendo soprattutto nel Massachusetts, scalando rapidamente le classifiche. Per trovare avversari di livello va a combattere contro i migliori pugili di Philadelphia, città con una grande tradizione per il pugilato degli Stati Uniti. Qui la carriera di Hagler ha un rallentamento a causa di 2 sconfitte e punti contro Bobby Watson e contro Willie Monroe. In questo periodo Hagler soffre vedendo pugili meno validi di lui avere occasione di incontri validi per i titoli mondiali contro Carlos Monzon e Hugo Corro. Tuttavia queste momentanee difficoltà servono a fortificare il carattere del giovane Hagler, che vendica rapidamente le 2 sconfitte battendo per KO nelle rivincite sia su Monroe sia su Watson. Hagler diviene un idolo sia per gli appassionati del Massachusetts e sia per quelli di Philadelphia e viene notato dal promoter Bob Arum, con il quale firma il contratto. Da questo momento Hagler diviene per alcuni il numero uno nella classifica degli sfidanti per il titolo mondiale dei pesi medi, senza avere l'occasione di combattere per il titolo. Finalmente Hagler ha la sua occasione per il titolo mondiale dei pesi medi WBC e WBA e il 30 novembre 1979 incontra il campione Vito Antuofermo a Las Vegas. L'incontro diventa subito molto duro e si chiude con un controverso pareggio. Hagler deve ancora attendere per il titolo mondiale. Nel frattempo Antuofermo perde il titolo contro l'inglese Alan Minter. Hagler è il primo sfidante a sfida il campione in trasferta a Londra nel 1980. Hagler batte il Minter per KO tecnico al terzo round e diviene campione del mondo dei pesi medi per la WBC e la WBA. Hagler così difende il titolo in 2 incontri disputati a Boston Garden in Boston contro il futuro campione dei super medi Fulgencio Bermejian. Vittoria per KO tecnico all'ottavo round e contro l'ex campione Vito Antuofermo. Vittorio per KO tecnico al quinto round. Seguono altre vittoriose difese del titolo contro Mustafa Hamzou, William Lee, Robert Meillat e in una rivincita svoltasi a Sanremo in Italia, Tony Sisson. Tutte vittorie ottenute per atterramenti prima del limite. Il 27 maggio 1983 incontra Wilfred Spaeson e vincendo per KO alla quarta ripresa diviene campione dei pesi medi anche per la federazione IBF. Hagler è pertanto l'unico campione del mondo dei pesi medi possedendo le cinture di tutte le federazioni internazionali allora riconosciute, WBC, WBA e IBF. È proprio qui che il 10 novembre del 1983 presso il Caesar Palace di Las Vegas Hagler incontra Roberto Duran, il celebre campione panamense soprannominato Mani di Pietra. Duran è il primo sfidante al titolo di Hagler che riesce a concludere in piedi l'incontro dopo 15 round. Hagler mantiene il titolo con una vittoria a punti con verdetto unanime sebbene di misura, anche se è in evidente sovrappeso il pugile panamense fu l'unico dei 12 sfidanti a impensierire seriamente Hagler. Il 30 marzo del 1984 a Las Vegas c'è la difesa del titolo contro l'argentino Juan Domingo Roldal. Hagler vince per KO tecnico al 10° round e tuttavia l'incontro rimane celebre perché Hagler subisce al 1° round l'unico knockdown della sua carriera, anche se pare evidentemente che sia stato solo uno scivolo.
Il 15 aprile del 1985 Hagler difende le sue cinture contro Thomas Ernst per l'incontro che venne pubblicizzato dai media come The War, la guerra. L'incontro, nonostante si sia risolto in 3 round a favore di Hagler, viene ricordato come uno tra i più violenti e spettacolari tra i pesi medi, anche per il valore dei due pugili. Ernst ebbe la meglio nel primo round sfruttando il suo gancio destro, essendo dotato di superiore allungo rispetto ad Hagler, più basso di statura. Tuttavia la differenza tra i due pugili fu la capacità di incassare i colpi. Ernst, in mascella più fragile di rispetto ad Hagler, fu colpito con un largo destro e messo KO alla terza difesa. L'avversario successivo, l'anno seguente, diviene John Mugambi, soprannominato la Bestia, un pugile di origine ugandese che si presenta alla sfida con il campione con il record immacolato di 26 incontri vinti su 26 disputati, tutti incontri inconclusi per atterramento dell'avversario prima del limite. L'incontro si svolge a Las Vegas il 10 marzo del 1986 ed è passato alla storia come uno tra i più violenti incontri dell'epoca moderna della boxe. I due pugili si affrontano in una battaglia a chi picchia più duro, arrivando a trascurare in alcuni momenti ogni tipo di difesa. Hagler vince in quello che risulterà essere il suo ultimo incontro vittorioso, per KO all'undicesimo round. Il 6 aprile del 1987 Hagler incontra Sugar Ray Leonard e perde il suo ultimo incontro ai punti per decisione non unanime dei giudici. L'esito dell'incontro rimane molto controverso e fa discutere gli appassionati di pugilato ancora oggi. Alcuni sostengono che Hagler abbia patito quell'incontro la tecnica sopraffina, per quanto anche Hagler non fosse poi da meno, e soprattutto la personalità di Leonard, ma di fatto pagò forse l'errore di avere accettato un incontro sulle 12 riprese anziché sulle ancora previste 15, distanza questa che gli avrebbe probabilmente fatto avere la meglio sull'avversario. Le statistiche dell'incontro riportano che Leonard portò a segno 306 colpi contro i 291 di Hagler, a dimostrazione dell'estremo equilibrio tra i due pugili. Di fatto Hagler non ha mai accettato il verdetto dell'incontro contro Leonard, ritenendo la sconfitta immeritata e decidendo di conseguenza di abbandonare il pugilato, definendosi stanco della politica che manovra lo sport. Ritirandosi, Hagler rinunciò a borse di milioni di dollari già prospettate dagli organizzatori americani che volevano lanciare ancora una rivincita contro Leonard. RenderForce.com